Si è svolta a Roma, presso la sala stampa di Piazza Montecitorio, la presentazione dell'ultimo libro di Marco da Milano, giornalista dell'Espresso. L'opera, intitolata Eutanasia di un potere, racconta la storia politica italiana da Tangentopoli alla Seconda Repubblica. Hanno partecipato all'evento, oltre all'autore del libro, vari esponenti del mondo politico. Il vicepresidente della Camera Rosy Bindi, l'ex ministro dell'Interno Giuseppe Pisanu, l'ex presidente della Camera Luciano Violante ed il ministro della Cooperazione Internazionale e dell'Integrazione Andrea Riccardi. Onorevole, 20 anni fa la rivoluzione di Tangentopoli, l'avvento della Seconda Repubblica, che cosa è cambiato oggi? Beh, è cambiato molto. Se siamo ormai, mi pare di capire, all'inizio della Terza Repubblica, credo che oggi possiamo dire che si è esaurita questa stagione che è iniziata allora, anche se non sono scomparsi i vizi che hanno fatto esplodere quella stagione, nel senso che oggi la corruzione ha assunto forme anche nuove, ma insomma il dato è che la corruzione continua ad esserci nella società, nel paese e dunque anche nella politica. Ma come dicevo, mi pare che sia finita la Seconda Repubblica. 20 anni fa la rivoluzione di Tangentopoli, come è cambiata l'Italia? Ma purtroppo, come sostiene del resto la tesi del libro, Tangentopoli, che poteva portare un rinnovamento forte nella politica italiana, ha finito per produrre il prodotto peggiore che la Prima Repubblica aveva in qualche modo confezionato nel frattempo, che era appunto Silvio Berlusconi. Questo ha sicuramente ipotecato la possibilità di rinnovamento in questi anni. Adesso siamo 20 anni dopo, ci ritroviamo in una fase nella quale sembra che Berlusconi stia uscendo di scena. Io credo che ci sia tutta la possibilità di riannodare quei fermenti di rinnovamento che durante Tangentopoli, dopo Tangentopoli, erano presenti nella politica italiana, che in questi anni hanno dato i loro frutti in maniera particolare nel progetto politico dell'Ulivo e poi del Partito Democratico. Quindi mi auguro che oggi si possa riannodare quella storia buona che già in quegli anni stava nascendo e che è stata un po' soffocata dalla presenza e dalla predominanza del berlusconismo. A 20 anni da Tangentopoli la corruzione è ancora un problema nel nostro paese, che cosa può fare la classe dirigente? Sì, io credo, ho letto con molto interesse questo rapporto tedesco sulla corruzione, dice che l'aumento di cultura stimola la lotta alla corruzione. Io credo che più cultura, più culture politiche, la crescita di dimensione culturale è il modo vero di riaffermare, diciamo, la lotta alla corruzione.